tipo che Stars di Londra, siamo alla pausa del quarto livello con Max Pescatore. Intanto Max, come sta andando questo torneo? Se facevamo l'intervista 10 minuti fa ero più gioioso e contento, ma adesso ho perso 2 piatti consecutivi, ho 7.000, sono partito con 10, quindi vabbè, non è finita, ma è un brutto colpo visto che avevo 20.000 a un certo punto, comunque vabbè. Il livello di questo EPT come ti sembra per adesso? Ho visto che sei al tavolo con Lisandro e un paio di buoni giocatori, mi sembra. Sì, Lisandro alla mia sinistra è molto short, quindi sai, non è che può fare molte cose, però allo stesso tempo non, di certo non le dà via le chips. Poi abbiamo Ruscal al mio tavolo che sta dando spettacolo, quindi è un bel tavolo, mi piace giocare a questo tavolo, però ovviamente bisogna avere fortuna. Ho avuto fortuna all'inizio facendo double up, però poi è un po' girata, adesso siamo quantomeno a pari. Bene. Una trasferta a Londra che però è andata comunque bene, credo, dopo il tavolo finale al West Open Europe. Sì, è sempre bello fare un tavolo finale, soprattutto 4 Limit Oman, WSOP, insomma un torneo che l'anno scorso l'ha vinto agli 8, sarebbe stato bellissimo ripetere, ma non sono riuscito ad avere troppe chips, quindi con lo stack che avevo, diciamo quando c'erano 20-25 persone, sono riuscito ad arrivare quinto. Ho fatto davvero il possibile, non ho mai avuto uno stack potente abbastanza per vincere il torneo. Immagino, anche perché visti i nomi del tavolo finale era veramente tosto il pot limit 5.000. Non c'è dubbio, però un sacco di nomi non sono specialisti del pot limit, ma quindi ho visto tanti errori da giocatori che non ti aspetti, però allo stesso tempo insomma... Cioè, vuole fortuna. Ci vuole tanta fortuna e di sicuro non è che sono, non sono, sono stupidi, sono dei geni, però magari non a quel gioco, però insomma quinto va bene. Ok Max, ti lasciamo andare al torneo ancora, bocca al lupo. Tipo Vestas di Londra, siamo con Daniele Mazzia e Alessio Zia. Daniele, dopo il fantastico piazzamento di Barcellona, sì, siamo tornati sulla terra, ho perso un coin flip. No, sono uscito quasi subito. Raccontaci la mano. Ho perso a mezzo stack un colpo che non dovevo giocare forse. Sono rimasto un 5.000, ho spillato Jack Jack dal bottone e ho rilanciato a bui 75-150-400. Il picco buio mi ha conto rilanciato a 1.300-1.400. Io avevo quasi 5.000, ho optato per fargli all-in, lui mi ha chiamato un asso K, asso no, K al turn. È andata male? Sì, no, è andata troppo bene a Barcellona. Vabbè, meglio così forse, sì, meglio che vada bene. Alessio invece giocherà? Domani. Cosa ti aspetti da questo EPT di Londra? Bah, speriamo di vincere. Bah, al next di partenza si potrebbe firmare anche per un terzo o quarto. Poi, tanto per battere Daniele che è arrivato quarto a Barcellona. Sì, esatto, per un terzo si può firmare, facciamo così. Va bene, in bocca al lupo. Grazie ragazzi.